Amiche e amici di Rossini TV, TTG Rimini, tre giornate dedicate a incontri, dibattiti, contatti legati al mondo del turismo italiano e internazionale. Noi di Rossini TV ci siamo e ve lo racconteremo. Abbiamo voluto fare un cambio di passo nella promozione del territorio ed essere presente a una fiera come questa sicuramente ci deve qualificare, perché stiamo parlando a tutti quanti i professionisti del settore, e quindi bisognava presentare le marche con questa nuova immagine, un'immagine vincente, un'immagine di grande orgoglio marchigiano, perché veramente siamo la regione più bella d'Italia, abbiamo delle cose meravigliose, tantissime eccellenze, e quindi dobbiamo presentarle nel modo giusto. Abbiamo deciso, un po' fuori dagli schemi, di fare un'area talk anche qui al TTG. Le Marche l'area talk l'avevano solo alla BIT. Invece noi vogliamo parlare soprattutto ai professionisti, perché sono quelli che ci devono portare sempre più grandi flussi turistici, sia dal mercato nazionale che dai mercati internazionali. Avremo 31 interventi, 20 comuni, abbiamo una comunità montana, 4 tour operator e 4 associazioni di categoria che faranno una serie di interventi e verranno a presentare tutti i loro progetti di comunicazione e i loro progetti ovviamente di valorizzazione. Come ogni anno siamo qui presenti grazie alla Regione Marche, che ci ospita nel suo quest'anno bellissimo stand come Borghi più belli d'Italia nelle Marche, un'associazione molto importante che associa oltre 30 borghi più belli d'Italia appunto della nostra regione. Sono in rappresentanza del direttivo regionale di cui faccio parte come comune di Gradara, insieme alle mie colleghe, per promuovere il nostro bellissimo territorio, i nostri comuni, ma tutta la parte della valorizzazione dei tesori della Regione Marche. TTG è sempre un evento molto importante per il turismo nazionale. Con la BIT di Milano si dividono la guida, insomma, degli eventi turistici nazionali. Le Marche quest'anno hanno fatto uno stand importante, molto bello, accogliente, perché sono tanti gli operatori turistici che hanno deciso di partecipare a questo evento. Confcommercio Marche Nord, come tutti gli anni, è presente al TTG per presentare il proprio prodotto di punta, che è l'itinerario della bellezza, con tutte le sue diramazioni nei vari cluster in cui abbiamo deciso di dividere la nostra attività promozionale. Ed è uno degli ultimi appuntamenti dell'anno, perché poi avremo solamente, si fa per dire, la fiera di Pestum, la fiera di Colmar in Assazia, la fiera dell'anno del turismo del 2024, del turismo di ritorno, che si tiene a Matera, e due serate promozionali che faremo ad Alessandria e Cremona. Quindi un appuntamento importante da cui noi ci aspettiamo molto per il nostro progetto. Anche quest'anno siamo presenti qui nello stand della Regione Marche proprio per promuovere, come ogni anno, i nostri piccoli borghi. Io, come altri del CDA, ci impegniamo a promuovere il nostro territorio, il nostro comune Treia, che ormai è uno dei fondatori dei borghi più belli d'Italia. Si muove contestualmente alla regione e nello stand della regione per far sì che queste piccole bellezze, bellezze nascoste, così vengono sempre chiamate, siano sempre più messe in vetrina. E infatti, dopo il Covid e dopo la grande pubblicità che la Regione Marche ha fatto sia a livello social che con testimonial di tutto rispetto, la Regione ha avuto un grande risalto e di conseguenza anche l'affluenza nei piccoli borghi, seppur con delle caratteristiche diverse, ha avuto un successo importante. Un treno che parte da Ancona, fa Ancona-Fabriano
Pergola, passa per Sassoferrato visitando la miniera di Cabernardi e bronzi di Pergola. È un'iniziativa molto bella voluta dall'assessore Baldelli, l'assessore delle infrastrutture della Regione Marche, insieme all'ATIM. E diciamo che ha un grande successo a livello italiano, abbiamo coinvolto tutte le regioni d'Italia a vedere il nostro bellissimo entroterra pesarese, anconetano ma pesarese. Devo dire, è veramente un bellissimo stand collocato molto bene qua al TTG a Rimini. È un luogo dove noi ci ritroviamo per mostrarci e presentarci ai mercati internazionali. C'è entusiasmo, c'è anche consapevolezza dei risultati positivi anche dell'anno in corso, il 2023, che sono sulla falsariga del 2022, nonostante i mesi di maggio, i mesi di giugno, le calamità e il meteo non ci siano stati sicuramente di aiuto e non sono state neanche alleate tutte le vicende di natura internazionale. Però siamo davanti a risultati che parlano chiaro, soprattutto con la grande soddisfazione di vedere finalmente un più 7 sul mercato degli stranieri, che per noi non solo è una novità, è un auspicio a cui stiamo lavorando. Oggi lanciamo l'operativo invernale per Ancona, per le Marche. Saranno 3 le destinazioni dall'aeroporto, la nuova rotta, la Catania, quindi connettività domestica implementata. Saranno 12 voli settimanali Ryanair da e per l'aeroporto delle Marche, ma soprattutto ci sarà una crescita del 13% rispetto alla passata stagione invernale, un trend di crescita che continua, un investimento Ryanair sul territorio che aumenta ogni anno. Si vuole continuare a crescere, quest'anno si è fatto con una nuova rotta che si aggiunge alla Charleroi e alla Londra, che sono le rotte poi storiche invernali. Quello che stiamo portando è anche un impatto importante da un punto di vista di territorio. Abbiamo uno stimato di 170 posti di lavoro generati dall'attività Ryanair sul territorio aeroportuale. Ovviamente lancio della Winter, a breve ci sarà anche chiaramente l'annuncio Summer. Oggi volevamo farlo qui perché è un momento importante ed era anche il momento corretto di lanciare la stagione che è in corso. Valmivola è un territorio che raccoglie 9 comuni, da Senigallia fino ad Arcevia. È un territorio distinto su 2 valli del fiume Misa, famoso negli ultimi tempi, e anche in Evola. E raccoglie un territorio molto ricco dal punto di vista turistico perché ha delle eccellenze e quindi si sono uniti questi comuni per fare una promozione turistica che possa in qualche maniera accogliere tutti i vari gusti dei turisti. Ora il turista non vuole fare solo una cosa, ma si perde nel territorio alla scoperta di qualcosa di unico e particolare, e questo territorio ha delle vere chicche da scoprire e da conoscere. Abbiamo predisposto questa giornata per raccontare qui al TTG assieme alla Regione Marche uno dei principali attrattori sicuramente dell'anno prossimo, che sarà Pesaro, capitale italiana della cultura. È una grande opportunità per tutte le Marche, così va vissuta, e quindi è importante presentarla oggi al mercato turistico mondiale. Il TTG è una delle fiere più importanti al mondo, come sappiamo. Raccontare un po' il calendario, che abbiamo già raccontato, che è fatto di 50 comuni, e quindi diciamo che la possibilità del pieno spirito anche, no, del turismo anche esperienziale, di vivere non solo Pesaro ma tutti i 50 comuni della provincia nell'arco delle 52 settimane, e soprattutto anche un calendario di eventi e di iniziative che faranno trovare in ogni mese dell'anno anche un pubblico che non si muove solamente nel pienone e nel caldo estivo, una città e una provincia ancora più bella, ancora più organizzata, e dove l'esperienza del viaggiatore si unirà a quella del residente, del cittadino. Siamo qui al TTG di Rimini, Travel Experience, perché è un appuntamento importante, ormai a carattere internazionale, per gli operatori del settore turistico, e non potevamo mancare come comune di Corignaldo, e poi Corignaldo, che fa parte dei borghi uberi d'Italia, quindi come borghi uberi delle Marche, e Corignaldo, che è un paese, è un borgo che annovera tra i suoi riconoscimenti tra l'altro anche la bandiera arancione del Touring Club d'Italia, e anche come borgo d'eccellenza europeo riconosciuto dalla Commissione europea nel 2008. E quindi veramente è una bella esperienza, è un modo per incontrare gli operatori del settore, quindi scambiare informazioni, promuovere il nostro territorio, le nostre peculiarità. È un modo anche per dei borghi che
caratterizzano tanto il territorio marchigiano, i nostri piccoli borghi, della Collinari, per poter promuovere veramente tutte le proprie attività, la propria storia, la propria cultura. Un investimento importante è quello del nostro stand, non solo dal punto di vista delle dimensioni in un posto centrale di questa fiera dedicata al turismo molto partecipata, ma anche da un punto di vista qualitativo con l'offerta delle Marche. Perché anche l'assessore alle infrastrutture al TTG di Rimini? Perché stiamo lavorando con le nostre infrastrutture, perché le infrastrutture siano al servizio del turismo e del turismo esperienziale. Investimento nell'aeroporto di Ancona, i voli di continuità e finalmente da questo aeroporto si vola verso l'Italia e verso il resto d'Europa. Gli investimenti nei porti, iniziando da quello di Ancona, ma percorrendo tutta la costa, i nostri porti da Pesaro fino a San Benedetto del Tronto. Investimenti in infrastrutture ferroviarie, il treno Ancona-Fabriano, Fabriano-Sassoferrato-Pergola per un turismo esperienziale che colleghi la nostra costa all'entroterra. Qui sta il segreto di una regione ancora tutta da scoprire, che non ha nulla da invidiare ad altre regioni che turisticamente nel passato ci hanno surclassato. Oggi è il momento delle Marche, del cambio di passo delle Marche che stiamo garantendo con il presidente Acquaroli, che tra l'altro ha trattenuto con sé la delega al turismo, e con l'ATIM, l'Agenzia del Turismo e dell'Internazionalizzazione delle Marche. I risultati stanno arrivando per una regione che sarà ai vertici dell'incremento turistico anche nei prossimi anni. È importante essere presenti in un'occasione del genere, sono tre giorni molto importanti dove molte persone vengono a chiedere cosa sarà il prossimo anno il turismo nelle Marche e a Pesaro. E quindi ci piace essere qua, siamo molto contenti, ringraziamo la Regione Marche, quest'anno ha fatto uno stand veramente bello, con un bel investimento, forse qualcosina in più su Pesaro 24 potevano osare, e comunque siamo soddisfatti e abbiamo un buon feedback dall'iniziativa. Noi siamo un tour operator, Sogno SRL di Pesaro, e ormai siamo nel mercato da più di 25 anni, soprattutto nel mercato anche dell'est e dell'est Europa, ma anche molto con gli italiani lavoriamo. È una presenza ormai, diciamo, di tutti gli anni, perché sono quelle fiere a cui non si può mancare. E per di più, ecco, noi veniamo da Pesaro, per cui è un incontro importante, non soltanto poi per vedere i nostri partner soliti con cui collaboriamo sempre, ma poi per trovarne anche altri ovviamente tramite le agende, e anche poi rivederci fra di noi, quindi è sempre un piacere. Quest'anno sinceramente è stata una bella fiera, sia per lo stand molto più grande, molto più ben organizzato, e anche per gli incontri, perché comunque portano sempre comunque delle cose positive, degli sviluppi importanti. Non potevamo mancare, sia come Regione Marche ma anche come Gradara, questo appuntamento così importante e così vicino a casa. Siamo qua per presentare due iniziative, una in singolo, diciamo, come comune di Gradara, rientra nel bando Borghi in linea B, il progetto di rifunzionalizzazione del centro storico che abbiamo vinto, finanziato dal Ministero della Cultura, e il tema è la musica antica. A Gradara dal prossimo anno partirà una scuola, un centro di musica antica, nel quale sarà possibile imparare gli strumenti, costruirli e anche fare corsi di formazione sia sulla liuteria storica ma anche su tutto il mondo che ruota attorno a questa fantastica, diciamo, arte della musica antica, che a conto del 4 del 5 era così, diciamo, impermeata di filosofia, di scienza, di tante altre conoscenze ad esse collegate. Senza dimenticare però anche le scuole, infatti produrremo delle offerte didattiche per corsi di avvicinamento propedeutico alla musica antica per bambini. Secondo appuntamento assieme al Comune di Gabicemare e il Parco San Bartolo per presentare la nostra iniziativa a nome di tutti e due i comuni con l'ente parco, rientrante nel progetto 50x50 promosso dal Comune di Pesaro in occasione di Pesaro Capitale della Cultura 2024.
Sicuramente un fantastico progetto per la nostra città, Fano città di Vitruvio, quindi la possibilità di viverci, di vivere le nostre bellezze, di visitarci in modo aperto, in modo piacevole, e lo faremo mettendo in campo diversi strumenti, strumentazione digitale con un'app che abbiamo presentato ormai da un anno, ma che presenterà dei contenuti multimediali che daranno la possibilità ai visitatori di conoscere bene, meglio la città di Fano. Lo faremo presentando una visit card che darà la possibilità a tutti i visitatori in arrivo nella città di avere delle visite guidate gratuite, di avere accesso ai musei, monumenti gratuiti, insomma di percepire le suggestioni forti che la città di Fano sa raccontare. Essere presenti al TTG di Rimini, che è una fiera molto importante dal punto di vista della promozione turistica, come Regione Marche è sicuramente molto, molto importante. Ho visto parecchi stand dove parecchi operatori che stanno promuovendo il nostro territorio, mi sembra che stiano facendo un buon lavoro, sono molto contento. Il turismo ormai è diventato una parte importante dell'economia del nostro territorio, sappiamo di avere una cultura, un paesaggio che sono unici a livello internazionale, e quindi essere presenti e far capire quanto le Marche sono belle è sicuramente importante, quindi complimenti, buon lavoro a tutti gli operatori. Naturalmente l'impatto che avrà un evento così importante a livello nazionale per Pesaro e per tutto il suo territorio avrà sicuramente una grande risalto per tutto il territorio. Questo avrà sicuramente dal punto di vista turistico una grande visibilità, quindi un territorio che per un anno sarà attenzionato dai mezzi di comunicazione, dalla stampa, e quindi in qualche maniera dovremo cercare di ottenere il massimo risultato da questo anno straordinario. 50x50 è il progetto che coprirà e garantirà ad ogni comune della nostra provincia di essere capitale italiana della cultura per una settimana nel 2024. Quindi così facendo il numero degli appuntamenti già importanti per Pesaro 2024 raggiungerà, questa sarà la nostra stima, leggeremo tutti i programmi di tutti i comuni, ma sicuramente sarà un anno con più di 1000 appuntamenti. Siamo al TTG per promuovere quelli che sono gli eventi culturali, sportivi, legati al mondo dei motori e soprattutto alla vacanza alternativa che Gabicimare può offrire. Diciamo che per noi quest'anno è un anno un po' particolare, perché ai tour operator vogliamo vendere il mare, ma non solo il mare, abbinato all'entroterra, e stiamo organizzando delle bellissime escursioni, non solo in sella alla bicicletta, ma con delle auto storiche e delle Ferrari storiche, e quindi andremo a valorizzare tutto quello che è il territorio della Regione Marche. Abbiamo delle escursioni bellissime alle grotte di Frassassi, quest'anno dove li accompagneremo non solo alle visite alle grotte ma anche a Genga e tutto il territorio lì vicino, e abbiamo anche escursioni legate, diciamo, a quelle che sono le località più belle della Regione Marche, quali Corinaldo, Ostravetere. Abbiamo delle località bellissime dove i turisti non sono mai stati. TTG Rimini 2023, tre giorni intensissimi di collegamenti, di contatti, di incontri. Noi c'eravamo con Rossini TV e vi abbiamo fatto entrare nelle atmosfere grazie allo stand della Regione Marche.